Questa foto è stata scattata circa 15 anni fa. Fu uno dei miei ultimi giorni spensierati. Il giorno seguente Charlie perse entrambi i genitori in un incidente stradale. Ed io persi un amico. Venne affidato agli zii che se lo portarono fuori città. Cerchiamo di sentirci ogni tanto, ma non ci vediamo da allora. Cazzo, come sei cambiato? Sembri Rupert Everett. Come stai? Te lo ricordi qui, vero? E come potrei mai dimenticare? Qui non è cambiato nulla. Sembra un posto senza tempo. Ti ho preso, Brian, ti ho preso! È il mio più grande ricordo felice. E anche la mia più grande tristezza. Ma che ti metti a fare? Non hai sentito che sono sbirri quelli? Scusa, ma qual è il problema con loro? Vedi, Charlie, tu sei come un fratello per me, quindi posso dirti tutto. Quello che noi facciamo non è... Ti ho già detto che io... Abbiamo trovato lo stronzo! Strettamente legale. Non credo di essere in grado di fare queste cose, questo genere di mestiere. Sai cosa vuol dire? Essere la sorella e la moglie di un criminale? Io vivo nel terrore! Quindi sto offrendo la vita vera! Benvenuto, fratello Charlie. Ti avevo sempre detto che prima o poi avresti pestato una merda più grossa del tuo piede. Vedrai che adesso ci prenderanno sul serio. Fai attenzione là fuori. La situazione è molto pericolosa. Se fai il bravo ti porto le caramelle. Sei uno schifoso pezzo di merda. Finalmente. I soldi li aveva. Chiunque ti sta vicino mi legge la vita! Non chiamarmi più così, fottuto di un pazzo.